Buonasera. Credo che questo sarà l'ultimo pre-live musicale, perché a quanto pare Twitch si sta incattivendo quanto YouTube. Non gli basta più solo mutare, ma sta rompendo pure le balotte, e quindi niente. Grazie a Budino Ninja per i 22 mesi. Anche oggi Sekiro, confermo. Che capello, tranquilli, tra due giorni se ne va. Tra due giorni siamo senza capello. Grazie al Budino per i 22 mesi. E Ryuk per i suoi 14. E Goldseeker per i 5. E Monial Topi. Grande gatto, ci speravo che portassi questi giochi qui su Twitch. L'ho preso anche io, mi sta piacendo molto. Spoiler! Ancora non l'ho avviato. E grazie anche a Zeppola Satanica per la sub, Mr. Bago per i 33 mesi, e Monia, grande... No, l'ho già letto, Monia. Era Nico, Nico, mi ero perso Nico, perdonami. Grazie, grazie. Grazie Gelirio, l'altro giorno lavoravo con di sottofondo la serie City Folk. Mi è scesa una lacrimuccia a sentire la mia decima sub con ancora il vecchio nickname. Grazie. Grazie a Chris per i 2 mesi e Francis, benedizione dell'inizio sessione. 7 mesi e tanti auguri a lei. E grazie anche a Viking Perry per i suoi 2 mesi. Ah, però, Zeppola, tantissimi auguri, ma tantissimi. Buonasera, buonasera. Ah, sì, mi ricordo. Non è detto, del copyright musicale. Adesso vedremo, adesso vedremo. Grazie Ghiso per i 40. Gattoni, no, 39, altro che, si vola verso i 40. Grazie. Leila. Buonasera. Ha piovuto, minchia, si è piovuto, è stato terribile. Terribile. Ma sì, la maglietta è un po' green screenosa, ma va bene così. Anzi, è molto meglio di un tempo che una volta si trasparentava del tutto. Grazie a Desmo per i 45 mesi. Buonasera. Grazie a Seratube the Bear per la sub. Buonasera a tutti, buonasera. Io mi sono preso la pioggia 2 volte oggi. Ho portato fuori il cagnolone. Sono andato a prendere il cibo. Una roba micidiale. Ah, Jinx, grazie. Come beato te, amo la pioggia. Io non amo la pioggia. Cioè, è bella la pioggia se non devi guidare, se non devi starci sotto. Se stai in casa è bella la pioggia. Abbastanza, Gabriel. Sì, Amon. Seguite le regole, ragazzuoli. Però. Non ho idea, Demo. La Switch è un mistero. Anzi, mi ha dato lo stesso difetto che aveva dato a Moro tempo fa. Ovvero... uno dei due Joy-Con non... cos'è che faceva? Non è che non si collegava, diceva che era scarico. Stacca, riattacca, attacca, riattacca, pazza, cazza. E poi è tornato, diceva che era full carico addirittura. Quindi, boh. Quando una roba non va, non ho idea del perché. Singhiozzo.
Buonasera. Allora, il gioco di stasera. Il gioco di stasera è particolarmente ficcante. Era una scoreggia quella. Non lo so, allora, non ho mai avviato questo gioco, è la prima volta che lo faccio, lo farò insieme a voi. Avevo chiesto a Marco Moro di partecipare ieri, cioè, ieri gliel'ho chiesto per oggi, ma non erano disponibili. Ho detto, vabbè, sti cazzi, lo faccio lo stesso, perché io sono meraviglioso. Poi scopriremo tutte le... a una console, sì. Non mi fai scegliere, quindi... un giocatore... non mi fai scegliere, scusami. Non avevo opzioni di scelta. Il pianeta Terra è il luogo che chiamiamo casa. La vita qui si basa su due fattori: sopravvivere e divertirsi. I giochi esistono da sempre. Ogni cultura ha i propri classici. Vorrei fartene conoscere alcuni. Ti dispiace dirmi qualcosa sul tuo conto? Grazie ai Thermos per il raid. No, Gabriel. No. Adesso, cioè, adesso vediamo un po' com'è. Più che altro ci sarà il Toto giochi online. Secondo me online ce ne saranno veramente pochi. Di 51 per me ce ne saranno 10. Ci sta chiedendo lì, ma non fidarti. Grazie a Peppe per i 28 mesi. E Fede per i 4. Buonasera, signor Gatto. Finalmente sono riuscito nuovamente ad essere presente durante le sue live. Grazie mille. Scegli un avatar. Non lo so adesso quale. Ma questi ci sono e basta? Ah, io mi prendo questo qua. Ma lo posso pure personalizzare. Allora. Però questi sono capelli neri, questi sono marron. Dai, marron. Carnagione, c'è un più giallina? No, allora tengo questa. Cibo preferito: hamburger, salmone, taco, stroganov, stufato, bistecca, fish and chips, mozzunabe, salsiccia, pizza, torta di mele, fondue, paella, pasta, patate fritte, cioccolato, sformato di patate in voltini, crocchette, borscht, insalata, sushi, kebab, ravioli, bibimbap, pad krapao, nasi goreng, curry, pasticcio e aragosta. Si sta bene. Buongiorno. Ostia, non... patate fritte, dai, patate fritte, che quelle non stancano mai. Hitter, signor Gatto, chiedo perdono per l'assenza di un mese, ma sempre fedele, eccomi qua. Chiedo del suo meraviglioso lavoro. Un abbraccio da Press Broadcaster, Davide. Grazie mille, Davide. Grazie anche a lei e famiglia. Siamo 29, ultimamente non troppi presenti la mattina a causa lavoro, ma la sera è un appuntamento fisso. Grazie mille. Grazie a Kidiaz per i 30 mesi e Alan Wake per i 24. Ma c'è un botto di gente ancora. Meme. Sì, Meme Noah. Che ne fa 26, MC Bacco. Signor Gatto, condivido chiedendo una benedizione per la sessione ormai alle porte. Grazie mille, grazie mille. E grazie anche a Dalos Maudi. La sua benedizione per il compraggio di casa mi ha portato una discreta quantità di grande gluteo. Le farò una targa sulla facciata. Ci vediamo lì. Allora, cosa desideri? Gioielli, orologi, vestiti, videogiochi, giocattoli, fumetti, chitarra. Perché tutto plurale, chitarra e singolo? Cioè, non posso volere più di una chitarra? E perché peluche e non peluches? Perché singolo? Non posso volere più di un peluche? Grazie al pazzo su Twitch per i suoi 21 mesi. Uno smartphone, non smartphones. Cane, gatto, più altezza, più altezza? Piscina, cibo salutare, vivere comodamente, essere un genio, casa per le vacanze... essere più in forma, intonazione perfetta, a saper cucinare, aereo privato. La telepatia. Ma come faccio a scegliere? La macchina del tempo, la vita eterna, il vero amore o il potere? Quindi io sono deciso tra la vita eterna
una bici da corsa? Vita eterna. Dai. Grazie Zais per i 19 mesi. E Scariffio è chiamato dalla pizza, ma prima rinnovo. Rinnova lui, grazie. Grazie anche al pazzo per i 21 mesi. Vado. Me lo posiziono, guarda. Ci stiamo? Siamo lì? Vagamente, sì. Il mio avatar! Seleziona per visualizzare i tuoi risultati di gioco. Sono passati 10 minuti qua, ancora non... Grazie a Gelefant per 23 mesi. Non ho letto, dammi un attimo. Collegamento a cosa? Lui si collega. Grazie a Mastro Daigoro per i suoi 32 mesi. Cos'è questo rumore? Tu devi essere Igor. No, è vero, Gabriel. Ma c'è uno che vi fa le mosse. Sembra che siano arrivate le prime guide. Provare i giochi che consigliano è un buon modo per iniziare. Alla prossima volta. Come alla prossima volta? Dov'è? Ma andiamo in Africa. Classici internazionali, dice Alim. Ma io... Cioè, questo qui è un menu. No, non posso fare altro? Cioè, l'unica cosa che posso fare è selezionare una di queste persone simpatiche. Vabbè, Alim, mi dicevo. Vai. Il mondo è pieno di giochi che non tutti conoscono, ma vorrebbero, dice Alim. Invita. Che invita? Che ha fatto? No! Ho scelto dei giochi da tutto il mondo che siano divertenti da giocare anche la prima volta. Ma devo fa... Come? Scelta casuale. La miseria! Punti e caselle. Ha fatto il giro, incredibile. Ok, punti e caselle, sì. Una sfida territoriale armati di carte matita. Va bene. Come lo se... Va bene, cioè lo accetto. Come... Premo A? Punti e caselle. Scusami. Scarabocchia pure. Grazie a Paolo per i 34 mesi. Signor Gattone, non saranno 51, ma sono comunque tanti. Gioco? Grazie. Non mi pare. Ah, dove non... sono il tabellone e i pezzi? Ti servono solo carta e matita. Grazie Paolo. Tutto lì? Ma allora le regole saranno piuttosto semplici. E invece no... Sono solo due. Quando okay. tocca a te, tracci una linea. Mm. Se la linea chiude una casella, okay. un punto. Due Semplice. Regole per un gioco bidimensionale. Proviamo. E faccio così. No, non volevo quello. Ah no, è il tutorial. Vabbè, ho capito. Prego. Gioca. Sono mica mona, io non te lo faccio il gesto lì. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Perché sono strategico io, eh. Fingarda, eh? Regina Rossa, 5 mesi, grazie mille. E grazie anche a Brihort, buon essere gatto per colpa della tesi, non lo si segue spesso, piccola benedizione. Ma le si vuole sempre bene, sono 15 come il prosciutto crudo, ficcanzi in abbondanza. Grazie. Difficilissimo, non arriveremo mai alla fine. Sono fortissimo e lei pure. Cazzo. No! Che culo! Ah, quindi tocca ancora a me? Ah. Beh, minchia, bitch. Double. Non lo so.
Grazie a Tatani per i 24 mesi. Non lo so, tiè. Bastarda! Bastarda! Oh! No! Cazzi nel culissimo! Come me l'ha intrigato nel sedere! Dani! È colpa tua! Bestia! Ecco, no, qua se lo metto qui è finita per sempre. No, dai, sono inculatissimo! Qua. Eh no. Devo farlo. Mamma mia! Quanti! Stronza! No! Ho perso tantissimo! Ma fa il culo, com'è possibile? Ah, sì, mi ricordo. Ok. E poi? Qua non lo posso mettere perché lì c'è la cuccagna. Sbaglia. Non sbaglia. Ma è difficilissimo questo gioco. Ma com'è possibile? Ho capito. Che violenza. Grazie a Crazy Player per i suoi 8 mesi. Irons Man, salve gattone, le posso chiedere benedizione per la sessione imminente? Le si vuole sempre bene. Grazie. E grazie a Play Studio, buonasera. Signor gatto, negli ultimi tempi la seguo solo in past, ma per il rinnovo un salto lo si fa sempre. Grazie mille. Sì, ma è stato troppo. Rivincita? Questo è un gioco molto diffuso nelle scuole, dato che è sufficiente avere un foglio e una matita. Ecco cosa fanno gli studenti che non studiano. Grazie a Dalu per i 200 bits. Hai sbloccato delle curiosità. Continua a giocare per sbloccare altre curiosità. Questa era una curiosità? Era un po' un chi se ne incula. Simo, mitico gatto, chiedo benedizione per il tirocinio che sto svolgendo in questo periodo. Premo F per portare rispetto nel mentre, sempre il migliore, grazie. E Alu, 200 bits per la simpatia, grazie. Puoi visualizzare tutte le curiosità, ma non me ne frega, che curiosità sono? Record personale 9 punti, ho capito. Devo rifare? No, voglio andare a caso un'altra volta, l'ho provato, vai, prossimo. Accendo il ventilatore che è qua. Bullying. Come bullying? Bullying. Bullying. Sì. Bullying. Chi vuole giocare a bullying? Beh, chi c'è? Non mi va di andarmene in giro ad agitare una palla pesante. Siamo in un videogioco. Puoi anche portarti in giro tutta la pista se vuoi. Ah, è vero. Beh, allora giochiamo. Madonna, complimenti. Grazie al profanatore, signor gatto. Posso chiedere benedizione per l'esame di lingua e letteratura giapponese martedì? Ma tantissimi auguri, altro che. E grazie anche a Gabriele per la sub. Come funziona, scusami? Mi sta facendo vedere che lancia con gli effetti, ma non so i tasti. Da quando sei così bravo? Ci giocavo da piccolo. Allora è proprio vero che siamo in un videogioco. Che vuol dire? Che risposta è? Sto ciuffo. 5 frame. Barriere no. Va bene. Sì, ma come si gioca? Scusami, come si... Spiegami. Oh, lie. Fai rotolare la palla lungo la pista. Però... Sì, ho capito. Non le regole base. Sì. Ma ho capito, ma dimmi come si gioca. Ah, due giocatori... No. Comandi tattici, traccia una linea curva sullo schermo. Fai ruotare il polso mentre lanci la palla. Quindi va... Me lo potrei spiegare un pelino meglio, no? Va bene. Dai. Quindi con tutta la... puoi usare... No, il sensore di movimento, sì. Non lo uso l'aceto. Non lo uso.
Ok, quindi devo premere qualcosa. Ah, mira, posso mirare? Non fa, non funziona. Ah, cos'è mira? Ah, mira, mira in quel senso lì, non mira, 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 mira. Mira qua, mira qua, mira là. Esce! No, devo mollare? Esce! Grazie a Stefano per i 5 mesi. Aspetta che abbasso qua. Devo abbassare perché c'avevo il poggiagomito. Esce! No. Esce! Esce! Che cazzo! E babangu! Esce! Come troppo forte? Allora! 4 brilli. Ma non va? Strike. Grazie, grazie, grazie. Modestamente. Doppio. Modestamente. Doppio. Attenzione, attenzione. Un po' storto, un po' storto. Tranquilli, tranquilli. E allora vaffanculo, eh? Più indietro, così mi vedete. Ah! Ma allora, ma dai! Ah. A posto? Modestamente, campionissimo. Piste brillanti. Ah. Le piste vere splendono così tanto per via dell'olio che vi viene applicato, ok, per far scivolare più facilmente la palla. Grazie a Stefano per i suoi 5 mesi e a Matti per i 20. E Torgi, lei è proprio brava a giocare con le bocce. Ma non me l'avesso visto. Aspetta, cos'era quel simbolo lì? Cos'è quel pallino? L'ha detto, non l'ho letto. Ammetto di non averlo letto. Ho fatto. Me l'ha data, me l'ha data. No, 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 dai. Belli sti giochi da tavolo, comunque. Mini Shogi. Mini Shogi, va bene. Vai. Versione dello Shogi ridotta all'essenziale. Non ho mai giocato a Shogi, così posso andare in Giappone. Questa versione dello Shogi sembra molto più facile. Ok. Non ne sarei così sicura. Scacco. Ti già. Mi sa che senza pedoni non c'è scampo. Hai capito subito. Questa versione è molto più difficile. Ed ecco il colpo di grazia. Questo? Qual è? Dammi 2 mesi, grazie. Come si gioca? Allora, le regole sono le stesse dello Shogi. Ma non so giocare! I giocatori muovono pezzi a turno e vince chi riesce a catturare il re avversario. Prova prima a fare qualche partita a Shogi per capire le meccaniche del gioco. Allora, scusami. No. Nel mini Shogi, per essere promosso, un pezzo deve avanzare fino all'ultima fila della casella. Ma io non so come funziona. No, non me l'ha spiegato bene. Quindi devo andare su Shogi. Che è più facile. Gli scacchi mi piacciono parecchio, ma lo Shogi non lo conosco. Oh, vedi. È un gioco di guerra. L'obiettivo finale è uccidere il re. Grazie Frappi per 27 mesi. E Ragnarok per i 3. Buonasera ragazzo, la ringrazio per avermi allargato durante questa quarantena. Grazie a lei per essere qui con noi. Sono il suo esercito. Ognuno si muove in modo diverso. Ah, allora non è molto diverso dagli scacchi. Però vedi, se superano le linee nemiche...
diventano più forti. Ah, sì, mi ricordo. Che vuol dire? Somiglia solo un po' agli scacchi. Cosa vuol dire che diventano più forti? Spiegami. Vai in Berserk, che accade? Se catturi un pezzo avversario, si unisce alle tue forze. Ma come muovo? Ho capito, devo smetterla di paragonarlo agli scacchi. E non finisce mica qui, ovviamente. Addirittura. Tranquillo, imparerai tutto dopo una partita o due. Cazzo! Allora andiamo a spodestare qualche re. Che fallo? Morte al tiranno! Lui non ha scazzo, proprio. E dopo che... Addirittura. Guarda, che partitone. Yaki, si concentri che poi scommettiamo e facciamo il grano. Certo, certo. Allora... I giocatori muovono i propri pezzi a turno. Cerca di catturare l'avversario. E fin qui ci eravamo arrivati. Ogni pezzo si muove in maniera diversa. Sì, ma se non mi dici come muovono, io come faccio a capirlo? P e la N è il cavallo, praticamente. Se muovi una casella già occupata da un pezzo d'avversario, catturerai quel pezzo. E questo abbiamo capito. Puoi usare i pezzi d'avversario catturati come fossero tuoi. Se muovi un pezzo in una casella da cui minacciare il re dell'avversario, lo metterai sotto scacco. Ok. Come gli scacchi. Se il tuo re è sotto scacco, devi muoverlo oppure usare un altro pezzo come scudo, va bene? Se il re dell'avversario è sotto scacco e non ha alcuna via di fuga, hai vinto. Puoi rendere più forte il tuo pezzo spostandolo nel territorio nemico. Il re e i generali d'oro non possono essere promossi. Che cazzo sono i generali d'oro? Quelli con la G? Non puoi posizionare due pedoni lungo la stessa fila verticale di caselle. Non puoi posizionare un pedone catturato su una casella se darà scacco matto al re dell'avversario. Se la posizione di un pezzo si ripete più volte e lo stato della partita non cambia, la partita termina in una patta. Uno dei due giocatori decide di arrendersi. Un giocatore decide di usare meno pezzi del previsto per, come svantaggio. Ok, zona pericolo. Evidenza, le caselle in cui il pezzo può essere catturato si viene spostato lì. In rosso per i tuoi pezzi, in blu per quelli dell'avversario. Oh, i pezzi, il re come il re degli scacchi. La torre come la torre degli scacchi, ma può fare il fenomeno se si potenzia. Il re se si potenzia. Ah no, il re non può essere potenziato, giusto? L'alfiere come quello degli scacchi, ma può fare il fenomeno pure lui se viene potenziato. Il generale d'oro si muove in maniera molto strana. Il generale d'argento si muove un po' meno di quello d'oro, ma diventa come quello d'oro se si potenzia. Ok. Sono, allora, B, R, B... Ok, vabbè, tanto dopo mi farà selezionare, immagino. Paesano, sono tenuto due, grazie a Twitch, non perdo il conto, grazie. Sì? Il cavallo si muove R, e si è promosso. A generale d'oro si muove. Ah, diventa il generale praticamente. Sotto la collina. La lancia va solo dritto. Ma che stronzata che diventa un generale poi la lancia. Perché la lancia ha un range infinito. È un malus in realtà. Vabbè. Ah no, ma aspetta, la lancia va solo dritto però. Non come la torre. Ok. Il pedone. Va bene. Muovi il pedone per farti largo i pezzi più forti alle loro spalle. Boh, dai. No, no, che tutorial 1? Gioca! Ho sbagliato. No, 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 no. Termina. Voglio fare una partita vera io. No, che tutorial. Io ormai sono un esperto. Valerio, un in bocca al lupo per l'esame di domani. L'altra volta ha portato bene. Tanti auguri a lei. Giochiamo? Non me li fa vedere come possono muovere. Che bastardo, potrebbe darmi un minimo di... Oh, ok. Quindi se io prendo questo, ok. Allora, vai. Mangia in diagonale il pedone anche? No, vero, va solo dritto il pedone. Perché mi fa questi simboli mistici? Che vuol dire? Cosa fa questa qua?
Ah, si muove, ma non in diagonale, ok. E allora, scusami, cosa mi impedisce di essere una persona super fica? Mangiandomi questo pedone. Muovo? Eh sì, promuovo. Ma allora, ma scusami, ma prima si poteva muovere solo... Porca puttana, è mio questo. La lancia. Allora, faccio così. Questo me lo magna, ma io adesso glielo rimagno. Giusto. Corretto. Perché la casella era occupata da un pezzo suo, e allora può fare... Cioè, non mi dice per bene le cose? Che odio. Come quelli che sanno giocare... Ma io mi rimetto uno dei suoi pedoni qua. Tiè, qua, succa. Orca troia. Ma io adesso questo me lo magno. Così. Tiè! E guarda come i duri ricominciano a giocare. Allora, me lo metto qua. Che fa? Scacco. Scacco? Ma io me lo magno questo. No? Muovelo indietro. L? Non muovelo indietro. Infame manigoldo. Lo S? No. Il G? No. Il G? Il G? Il V? Il G? L? Ma perché il non... Ah, l, la lancia, giusto, va dritta la lancia. Allora, sposto il R. No, no, io sposto il K. Questo come muove? Bestia, va dove gli pare questo. Allora, io sposto il K. Qua, tiè, in Q. Porca vacca. No, no. Però con questo... no. Che miseriaccia. E questo? Questo non può andare qui, vero? Il N, aspetta, il N che fa? Ma io posso prendere il suo P e piazzarlo qua? No. Merde. Subito lo... Qui. Ah! Scacco, ma io me lo magno questo. Ok, ma io come riconosco i suoi dai miei? Che i colori almeno li potevano cambiare. Metto qua la Bologna. Che fa? Mi ha infilato una lancia. E io devo assolutamente spostare la S allora. Ah! Ragazzi, è praticamente fatta, ve lo dico. Sono a cavallo donato. Grazie a Marco per i 105 bits. E il sergente Pissio, 19, grazie. Grazie, grazie anche a Sninja per i 7 mesi. Buonasera a lei. Vabbè, ma quante ne hai, Quante ne... N ha il cavallo. Però non mi interessa fare così. Questo qui però adesso arriva e mi fotte il P. Io non voglio che mi fotte il P. Faccio così. Porca puttana. Non posso mangiarmelo con niente. Lui può mangiarsi tutto quello che vuole invece. Cos'è questo? Il G oro. Però se io lo piazzo qua rischio che me lo mangi. Allora lo metto qui. Il G oro è il generale d'oro, giustamente. Ma io vado avanti con la L. Promuovo. Pezzo di merda. Ok. C'è un generale sotto la collina. Io gli infilo questo. Sì. Allora, lui può fare questo. Io posso fare questo. Io faccio cos'è questo? Ma che fa poi in soldoni? Il G oro. Metto qui. Porca miseria. Ma questo qui però me lo magno. Bastardo. Che incularella. Come scacco? Posso fare l'arrocco? No. Ah! Se li mangia tutti! E io non posso farci niente! Ho capito, quindi... Non so. Ci metto questo qua. Ma dai! Come? Come? Tiè. No! Bastardo! Questo se lo mangia però. Arriva la N. Io c'ho l'alfiere, no? La R, la torre. La torre. Mamma mia, come m'ha inculato, perfetto. La metto l'alfiere. E che idea di merda, la metto qui. Però lui si sposta, ma io me lo mangio. Guarda un po'. E io me ne vado a fanculo di qua. Guarda un po' come la mettiamo. Promuovo.
Ormai sono il mangiatore fedele di tutte le pedine. Guarda lì. Guarda come mi scacco lo scacco. Tiè! Me l'ha mangiata. Ma io, cioè, modestamente, c'ho questo. E io me lo piazzo qua. E il lancione me lo mangio, tiè. Ah no, eh no, cazzo, me lo mangia lì. Devo andare a inscaccare. Ma qui sono a rischio? Magno. Che fa, che fa, che fa, che giro è, che giro è? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo qui nelle mie file? Tiè, te lo mangio questo. Ah ah, la regina! No, il generale è sotto la collina. Io lo metto qua. E io lo avvicino qua. Come la mettiamo? E io mi inculo adesso. Tiè. Scacco, però me lo mangia. Giusto. Mi è sembrata una mossa giusta. Cos'è questo? Alfiere. Cavallo. Pedone, no, dammi il cavallo. Guardate con quale abile strategia mi avvicino a scaccheggiare. Orca vacca, ma me l'ha trasformato senza chiedere. Pezzo di merda. Ma scusami. Cosa sta succedendo qua? Eh? Cosa succede? Succede che c'ha ragione lui. Niente, mangia in diagonale lui. Io mi mangio con la lancia, giusto? Aspetta, 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 aspetta. Guardalo, guardalo come gliela butto in intercooler. Mangiami. Bastardo, me l'ha spostato. Ne ho un'altra di N. No, è un cavallo, scusami, un'altra lancia. Pedone, bastardo. Non riesco a prendere il re da lì, però posso fare così. E metterlo in pericolo. E impericolarlo ancora di più. Ah! Caputtana lui. Adesso, adesso ce la facciamo. Cos'è questo? Il generale d'oro sotto la collina. Sopra, sotto, dopo tutte le colline del mondo. E io me lo piazzo, sai dove me lo piazzo sto stronzo? Qua, no, non posso qua, giustamente. Ma qui è a rischio. Se lo metto qua, la R, cos'è che fa la R? La R no, allora me lo metto qua. Sono mica scemo io. Guarda, me lo metto qui. Mi piace rischiare, eh? E allora sai che faccio? Sai che faccio? Che fa questo? Questo si incula. Allora io me lo mangio questo. Perché? Che fa questo? Ah, si muove in maniera stronza. Ok. Così. Scacco. Ah! Ah no, è vero che si muove in maniera stolta questo bastardo. Che palle! Che palle! Bastardo il cavallo di merda. E quindi? E quindi lo metto qui, glielo riscacco. Guarda come glielo riscacco. No, lì! Ho sbagliato! No! Lo volevo mettere lì! Me ne frega niente. Come scacco? Me stavo sbattendo. Sì, ma io lo sposto qua e quindi arrivederci. Grazie. Aspetta, che me lo... Ma scusami, questo è il suo re. Questo è il mio cavallo. Bastardo il cavallo. Bastardo dentro il cavallo. Allora, il cavallo dove si muove? Si muove là. Là, là, là. Tiè. Scacco! Pezzo di merda. No, io lo devo spostare da lì. Tiè. Che fa? Mi riempie le fila qui. Miseriaccia. Tiè. Un'inaspettata mossa. Quale abile strategia. Pedone! Dammi un pedone e me lo piazzi qua, cortesemo ant. Che fa? Si avvicina?
promuovo. E lui mangia. E io salvo. Dove va quello lì con le pedine? Stia fermo. Dove si muove il cavallo qui? No. P di Putantur. Me lo metto qua, lo sacrifico. Ah, me l'ha puttanato. Ok. Ok. Ci stiamo riuscendo? Ci stiamo riuscendo? Non ci stiamo riuscendo, però ci... Scacco. Puttana. Me lo magno. Tiè. Dov'è? Si insinua quello lì. Ah, aspetta. Io sposto questo qua, così lui deve per forza... No, non dovevo promuovere! Ah, s'allontana il maledetto! Scacco. Ma come ti scacco sempre? Scacco. Scacco. Ah, sì, mi ricordo. Cavallo. Scacco. No, ho sbagliato, ma me lo mangio uguale. Promuovo. Ma, Manigoldo, non mi scappi. Merda. Guardate che questa è vinta, eh. Generale d'oro. Che fai? Mangi? Io ti rimango. Come no? Perché? Ma non potevo muovere dove mi pare, generale d'oro. A Bavangulen. Dietro lo metto qua, così lo distraggo. Nye! Non l'ho distratto. Ah! Che mangiatore professionista! E mi sposto! Che puttana. Non sto capendo più un cazzo, lo dico candidamente. Phil, 40 mesi, grazie! Tocca a me. Perché se promuovo diventa stronzo? Non posso diagonalizzare? Scacco. Ah, adesso sì! Tua mamma, quella maledetta. Re dei miei coglioni. Ma re... Scusami, perché questo qui va... Se lo metto qua in pericolo? Perché sono re... No, non è vero. Non è per via del re. Scusa, perché? Volevo mangiare il mio pezzo? Ah, ho sbagliato. Titolo prima. Difficilissimo sto gioco. La N? E che fa? No, ma la N non va dove dico io, scusami. Se io metto qua, qui, la N non ci arriva mica. O la sua? Ah, vacca boia, la sua N. De merda. Hai capito? Bisogna farla fuori questa N qua. Ah, me la magno, aspetta, eh. Bastardo! Bastardo! È finita, me l'ha magnata. Sto mangiatore dei cazzi. Bastardo. Allora. Siamo cavalli? Sì. E allora, scacco? Non è. Perché non è mai scacco? Io non capisco sto cazzo. Ah, perché va solo in avanti. Ok. Ma dai! Eh!
E no, non è possibile. È imbattibile questo ragazzino. Merda. Me la sono rischiata. Speravo non se ne accorgesse. Quanto pare scaltro. Pidi puttana. Dai. E dove lo metto? Qua il pedone. To. Scacco. Che come? Scacco. Come? Scacco. Allora c'hai la mamma. No, dai. Vabbè, ma è stata una vita. La mia prima partita in assoluto, devo dire che mi sono trovato bene. È la prima volta in assoluto. I pezzi dello shogi hanno 5 lati, quindi è facile distinguere i propri da quelli avversari in base all'orientamento sulla scacchiera. Questa è una grandissima bugia, posso dirlo? Questa è una gran cazzata. Che cazzo è Olivia? Ma che mi frega a me di Olivia? Ma non ho capito, scusami. Allora, io ho questi personaggi online. Ma online con gli amici, no? No, aspetta, con chiunque, voglio sfidare qualcuno. Ok. Va bene. Ah, solo questi giochi qua sono disponibili online. Quanti sono? 3, 6, 9, 18, 27, 36, 44. Che tempus? Dai, neanche pochi. Continuo. No, pensavo 10. Ma io adesso, se... Classici internazionali, Alim, di tutto il mondo... Ma per, cosa mi cambia da Alim a qualcun altro? Cioè, questo che non capisco. Se io ad esempio vado da Olivia. Ah, giochi di carte a go-go lei. No, ma a me piaceva Alim. Mi stava simpatico particolarmente. Voglio tornare da lui perché aveva un sacco di puttanate. No, va bene, dammi. Oh, dai! Oh, sì! Ti ho detto di sì! Ah, perché era già selezionato. Ah, scusami. Prossimo? Freccette. Freccette. Classico gioco da tavolo. Fai come se non ci fossi. Tutto ok, me la caverò. Giuro che solitamente gioco molto meglio di così. Forse le tue freccette sono difettose. Fammi provare. Sto parlando del sesso. Cazzo, Torres per 24 Stai mesi. Al centro del bersaglio. Sì, lo so. Ok, ma devi mirare bene, mi raccomando. Così? Buone notizie, le freccette funzionano perfettamente. Tutto merito dei miei insegnamenti. Beh, chi non è in grado insegna agli altri. Ah, hai fatto centro di nuovo. Sì, vabbè, questo è ovvio. Sì. No, ma voglio i comandi. No, i comandi. Non me li dice. Me lo spiegherà prima o poi.
Vale di più quello sotto? Ah, vale di più quello al centro? Ah. Vale per tre, ostia. Arricchiavottana, come uno. Ah. Niente. Dopo ci provo, non lo sapevo. Che nabata. Ah. Ah. Sono imbattibile. Centro. Sfondone! Recuperami, bitch. Recuperami. Dai, recuperami. Recuperami. Tiè, qua, fuori. Non volevo. Bitch! Disintegrata! Vai a casa. Modestamente sono un massimo esperto di giochi da tavolo. Il gioco delle freccette ha avuto origine in Inghilterra nel corso del 1300. Però... Ok. Backgammon. Figa. Nell'ultimo quarto d'ora il backgammon viene un po' lunga, dai, qualcos'altro. Punti e caselle. Ma scusami, no, che punti e caselle? Pianoforte. Aspetta, tutto qui? Già. E dai, tu hai sempre qualcosa da dire. Beh, ci sono dei tasti e dei tasti più piccoli. Lascia perdere. Beh, da tavolo sì, giochi in piedi. Ma scusami. E come faccio senza tirar fuori la console? Non so. Grazie a Flavs per i suoi 6 mesi. Vabbè, come esco da questa tortura? Scusate, mi aspettavo... In origine il nome completo dello strumento era Gravicembalo col piano. È forte, è piuttosto lungo. No, cioè, se c'è il mio... No, che non mi rompere i coglioni? Cos'è? Spider. Pannelli scorrevoli. Bersaglio. Subito. Grazie a General Ghost per la sub. Ma sapete che quasi quasi lo faccio anche domani sera sto gioco. Mi sto divertendo un sacco. Sì, no, no, ok, fai, scusami. Sono un tiratore provetto. Non manco mai un bersaglio.
Ce l'ho nel ranked di questo? Ah. Aiuto! Quanto rompi coglione sto ragazzino. Forse dovrei allenarmi un po' di più. Fece un sacco sta musichina del cazzo. Sparo vuoto è un problema? Arca puttana, non l'avevo visto. Scusa, Massero. Perché sono scemo, perché non ci sono scuse. Da! Mi si è fottuto il giroscopio. Che mi si è messo in mezzo ai coglioni. Che infami così che sporano davanti alle dita. Aspetta, è super rapido. Il giroscopio però è una merda, eh. Bitch. Fraipoffa. Sai che sembra quello di Ken & Matty, quello del NES? Sapevi che un palloncino scoppia se ci versi sopra del succo d'arancia o limone? Non lo sapevo. Sì, sì, ma l'ho importato, dottor Lele, però mi si è sfottuto più volte. Nessuno, eh? Che non si dica in giro! Guai a voi! Nessuno! C'è Riccardo adesso. Non permettetevi. Sì. Perdonatemi, però ormai questi giochi da tavolo a me entusiasmano sempre molto. Ho preso su Animal. Famosa pesca da tavolo. È bello prendere una boccata d'aria pulita. Attenzione, ha boccato. Ah, sì, mi ricordo. Che fatica. Onni, buonasera gatto. Buoni 4 mesi e grazie di regalarmi sempre sorrisi. Grazie a lei. Lo appenderò come trofeo. Per subarsi. No. Che fatica, non lo so. Modalità mosaico? No. Ah, non posso giocare? Vi va di pescare? No, aspetta, sì! questo è multiplayer locale. Molto figo, tra l'altro. A seconda di come si dispongono le console. Guardate, vi faccio vedere che succede se ne allineo 4. Bisogna far scorrere il dito così. Bellissimo. Un fiume! E non è tutto? Non è tutto.
State a vedere. Spettacolo! Oceano! Guardate quel Grazie pesce. Grigio per la sub! Ah, i pesci cambiano in base alla disposizione delle console. Vogliamo vedere chi prenderà più pesci? Molto Ciao. Bello! Se avete altri amici con la Switch non è male. Questa è casa mia. Ma io volendo... Ah no, devo fare battuta da 3 minuti. Muovi la canna. No. Com'è? Com'è che muovi la canna? Ah no, ma con... cioè, devo usare... Ah, non è... Ah, vabbò, tiè. Non è con il controllo di movimento, pensavo io. È Animal Crossing per davvero. Chi mi abbocca lì? Ah no, non era. Scusami, non ho capito niente. Muovi la canna, metto qua. Guarda che ci sono quegli merluzzi qui. Ma com'è grosso quello. Oh. E beh, mi è passato attraverso. Non ho capito. Ma quando è che devo premere, no? Di grazia? No. 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 Ah, devo smulinellare. Ok. Un'anguilla, favoloso. Tiè, guarda, ne voglio un'altra. Bisogna muovere l'analogico come un capezzolo. Vedi così. Però. Ma aspetta, ce n'era uno grosso. E niente, è andato via. Figa, solo anguille. Attenzione, qui mi daranno qualcosa di diverso. Come un capezzolo, devi fare così col dito. Cos'era? Uno scarpone, no. Oh, lì ce n'è uno grossissimo, aspetta! Questo merita di venire a casa con me. Non lui, l'altro! L'altro! Scapezzola. Cos'era? Un pesce gatto? Sì, ma io voglio quello. Dai, vieni qua, bello. Adesso questo qui mi mangia, guardalo, eccolo. Guarda come si ingolosisce. Cioè, è mio, praticamente. Pesce gatto grossissimo. Amplem, vai. È oro questo! La carpa koi dorata, bestia! Vale un sacco? Al mercato del pesce. Dove la venderò? E allora va a far culo, vado di qua. Niente. Perché il pesce gatto vale più della carpa koi dorata? Si dice che la pratica della pesca risalga a 40.000 anni fa. Chissà come mai. Che non si ridica, eh? Io di pesci e sparatorie a manetta. Mi fermo, ma lo voglio riprovare domani sera. È pieno di giochi incredibili. Molto bello. Molto, molto, molto bello. Ragazzolini, noi ci vediamo domani mattina con Bioshock. Eh? Con Bioshock. Capito? E allora buonanotte. Buonanotte a tutti. Persone belle. Ciao.